Oggi è uno di quei giorni in cui vorrei sparire completamente. Non so se vi capita, sicuramente sì. Di avere quella giornata in cui non avete voglia di fare nulla, esattamente nulla, e non volete che nessuno vi parli, quindi vorreste diventare invisibili completamente per poter evitare qualsiasi interazione, anche minima. Non lo so. Ma purtroppo non posso restare tutto il giorno a ignorare l'universo. E quindi mi sono lavata i capelli, perché di solito lavarmi i capelli è un passo avanti. E come al solito il disordine dentro questa stanza rispecchia il mio disordine mentale, e ora vorrei farvi vedere con cosa ho a che fare. Io non so nemmeno da dove iniziare a sistemare sto casino. Lì anche ignoriamo. Lì non voglio nemmeno iniziare a descrivere. La situazione è, non è delle migliori. Però oggi ho veramente bisogno di riprendermi. E la mia idea ovviamente è subito stata: andiamo al parco. Ma ci sono tipo 200 gradi fuori. Aspetteremo che la situazione fuori migliori. Nel frattempo in realtà dovrei fare un sacco di cose. Dovrei prima di tutto sistemare questa stanza, però non so quanto tempo mi ci vorrà, forse molto. Ma ce la possiamo fare, non è vero, non ce la faremo mai. Ma comunque ci proviamo. Ignorate comunque tutto. Cioè, nel senso, ho i capelli bagnati, non dormo da 14 anni. Non è colpa mia. Pulito tutto. No. No. Ok, alla fine torniamo sempre qua. Alla fine non sono andata al parco perché si è fatto troppo tardi e adesso sta iniziando a fare buio, quindi non ho voglia di andarci col buio. Spero di riuscire a svegliarmi presto in modo da andare la mattina, che mi piace sempre un sacco andarci tipo verso le 7. Comunque, nel frattempo ho finito di sistemare tutta la cameretta e già questa cosa mi ha dato una pace mentale incredibile. Cos'è sto rumore? Boh, non lo so. Sistemare la camera mi ha dato un bel po' di pace mentale, perché insomma, quando c'è del casino, non lo so, mi sento sempre più incasinata. Invece se c'è ordine, boh, vabbè. E niente, adesso mi sto facendo questa maschera al viso, così giusto per in realtà un po' per rilassarmi e per stare 10 minuti così a contemplare l'infinito. E poi dopo non so in realtà cosa fare, perché sono un po' indecisa tra giocare ad Animal Crossing, perché Animal Crossing è sempre quella cosa che mi rilassa da morire, e poi ultimamente ho fatto delle modifiche nell'isola. Prima o poi vi voglio far vedere come l'ho sistemata, però vorrei finirla bene, cioè se no boh, ve la faccio vedere tutta brutta con le zone dove tipo butto le cose a caso, non lo so. Nel caso fatemi sapere se vi può interessare tipo io che vi faccio della mia isola di Animal Crossing, oppure continuare a leggere il secondo volume di Tenebre Ossa, che ho già comprato, ho tipo letto due pagine e poi l'ho abbandonato, perché io quei libri faccio sempre così, sono molto scostante purtroppo con la lettura, però vabbè. Cioè, in realtà dipende, ci sono alcuni libri che tipo, non lo so, li finisco in una sera,
e altri invece che boh, me li trascino per mesi. E niente, è arrivato il momento di andarmi a lavare la faccia. Salve, qui è la Giulia del futuro. Quello che la Giulia del passato non sapeva è che il giorno dopo avrebbe avuto un altro mental breakdown e che poi si sarebbe vaccinata e sarebbe stata molto male e che poi tutto si sarebbe concluso con quasi un mese di assenza su YouTube perché that's life. Ma quello che la Giulia del futuro ha fatto per la Giulia del passato è stato prendersi una pausa. E prendersi una pausa è stata un'idea geniale, quindi complimenti Giulia del futuro, brava. E con prendersi una pausa intendo ha fatto tutte le cose che solitamente ci piace fare a noi Giulie del passato, del futuro, del presente in generale. La prima di queste non vi stupirà perché ovviamente andare al parco. Siamo andate al parco, ci siamo divertite, cioè ci siamo divertite, abbiamo riflettuto. Abbiamo letto. È stato un bel momento. Poi abbiamo ideato una ricetta perfetta per fare il chai latte fatto in casa, freddo. Anche questo molto entusiasmante. Poi siamo andate al cinema perché è sempre qualcosa che ci tira su. E abbiamo visto Un altro giro, il film che ha vinto come miglior film straniero agli Oscar di quest'anno. Molto carino, ve lo consiglio. Siamo andate a prendere un tè, perché insomma un tè risolleva sempre gli animi. In un posto carinissimo qui a Milano, se siete di Milano andateci perché è stupendo, si chiama The Teacup ed è gestito da una ragazza adorabile, quindi... E abbiamo concluso la nostra pausa facendo i biscotti, che sono venuti orribili, ma molto buoni. E questo è quanto. Diamo la linea alla prossima Giulia del futuro, che non so come sarà o come starà. Salve, in realtà qui dentro c'è acqua, volevo solo fare un ingresso scenico. Sono state settimane intense. Come vi dicevo, sono stata male, ho avuto la febbre per dei giorni, insomma, non è stato bello, ve l'ho raccontato un po' su Instagram, nel caso seguitemi su Instagram. Poi insomma, era un po' un momento di... Boh, in cui sentivo di aver bisogno di una pausa un po' in generale anche dai social. Come vi avevo già raccontato, sono un po' dipendente dai social e certe volte questa cosa diventa un po' un problema. Niente di grave, però comunque. E nulla, quindi insomma mi sono presa un po' questo tempo per ristabilizzarmi in qualche modo, non lo so. Però in teoria se tutto va bene, qui sul canale le cose dovrebbero ripartire un po' normalmente. Anche se poi però ci saranno le vacanze ad agosto, quindi poi...
ad agosto non ci vedremo per un pochino. Non so ancora se riuscirò magari a programmare dei video mentre sono via, però insomma vi farò sapere, vi aggiornerò. E poi insomma da settembre, dai, è forte. Da settembre tra l'altro inizio un sacco di cose nuove. Sarà dura, ma ce la possiamo fare. Comunque, nonostante tutto, in questo periodo sono successe anche delle cose positive. Una di queste, ho fatto il mio primo provino per un film. Avevo fatto altri provini nella mia vita, però mai per un film. Non lo so, è stato bello. Non so effettivamente come sia andato. Cioè, io mi sento di aver fatto comunque il massimo che potevo fare e questo va più che bene. Poi, insomma, del risultato non mi interessa più di tanto. Ero solo contenta di aver fatto questa cosa. E poi sì, insomma, essendomi presa questa pausa, ho anche cercato di fare più cose che mi piacciono tanto, quindi insomma, come avete visto, andare al cinema, andare al parco, leggere, bere il tè. Ho passato anche del tempo con la mia famiglia ed è stato bello, visto che insomma ci vediamo molto poco. E niente, quindi grazie mille per aver visto questo video, io spero come sempre di avervi fatto compagnia. Vi ricordo ovviamente i soliti codici sconto che vi lascio qui sotto. Ci sono sempre il codice sconto di Colvin se volete comprare piante e fiori per abbellire la vostra casa, e anche il codice sconto di Pampling che vende magliette, cover per il telefono, tazze anche, hanno iniziato a fare le tazze, tutte a tema film, serie TV, videogiochi, insomma un sacco di robe nerd, quindi insomma l'info box è pieno di cose magiche. Grazie ancora soprattutto per avermi aspettata, visto che è da un mese che non ci vediamo. Spero stiate passando una bellissima giornata e vi abbraccio forte, ci vediamo alla prossima.